Carlo Ruggero era apparteneva a una famiglia nobile di Monteleone, ma le cui origini agli inizi del Settecento erano della cittadina di Sorrento. Carlo Ruggero era al servizio di nobili. Carlo Ruggero è stato un amministratore, messo, internunzio, viene chiamato in diversi modi. Amministratore delle grandi proprietà dei Gagliardi, perché lui lavorava per la famiglia, ha già il padre pure per la famiglia. Lui è nato a Monteleone, abbiamo detto, la famiglia originaria di Sorrento, lavorava il padre già per i marchesi Gagliardi, quelli che qui da noi, proprio nella nostra zona, avevano Amato, c'è cioè tutto Amato, Cannavacco. Naturalmente arrivano qui per amministrare i terreni di questi signori che vivevano a Monteleone. Monteleone, sapete quale cittadina, come si chiama oggi Monteleone? Vibo Valentia. Era l'antico nome di Vibo Valentia, oggi in provincia di Vibo, ma allora quando è nato invece Ruggero era in provincia di Catanzaro, perché tre erano le province, no? Anzi, veniva chiamata ancora in modo diverso, un po' più antico, la Calabria. In tre province veniva chiamata Ultra Prima, Ultra Seconda e Calabria Citra. C'era il fiume Saputo che divideva. L'Ultra Prima corrispondeva alla provincia di Reggio, Ultra Seconda alla provincia di Catanzaro e Calabria Citra. Cioè Ultra significa al di qua del fiume, Citra al di là del fiume. Quindi nasce a Monteleone. Allora si controlla questa famiglia nobile che è arrivata un centinaio di anni prima da Sorrento e poi da giovane si sposta a Cittanova. Si sposta a Cittanova, allora si chiamava ancora Casa del Nuovo perché Cittanova si chiamerà dopo il 1852, siccome ormai c'era stato il terremoto, c'era stata la ricostruzione. Era diventata una bella cittadina, iniziavano a esserci tantissime famiglie benestanti, di professionisti, avvocati, medici, poeti, comici, cavalieri. E a un certo momento si sente il bisogno di anche accrescere il paese dal punto di vista linguistico, quindi non più un casale. Casale significa un piccolo centro, casale nuovo, ma una città, ma era una cittadina, quindi città nuova che poi diventerà Cittanova invece. Quindi Ruggero ancora, quando viene qua, si chiama Casa del Nuovo, si sposa con una donna del posto, una certa Fortunata Barbasi o Barbaso, si legge a volte, che era figlia di un notaio, Tommaso Barbaso, ed era sorella di un grande uomo del tempo, Diomede Barbasi. Ruggero quindi era amministratore, abbiamo detto, internunzio, fattore, qualcuno lo chiama, per tutta la zona sicuramente della piana di Gioia Tauro, perché i marchesi Gagliardi avevano proprietà immense anche nella zona dell'attuale Vibo, dell'allora Monteleone, della zona di Reggio, quindi erano ricchissimi, proprietari terrieri. Noi essere ricchissimi significava essere grandi proprietari terrieri e a modo di arricchire pure lui, perché ti tocca molti soldi, pian pianino, Fiara, ha come fare soldi se è furbo, altrimenti lo cacciano subito, ma se è furbo, prendendo piano piano, diciamo, si accresce il proprio potere. Quindi a un certo momento diventa anche sindaco, amministratore sindaco nel comune poi di Cittanova, perché poi si chiamava Cittanova, e verso la fine della sua vita, perché morirà dopo pochi anni, morirà nel 1885, decide di lasciare qualcosa, aveva ormai i soldi, era alla fine della vita, voleva lasciare qualcosa probabilmente per cui potesse essere ricordato nella sua città di adozione, perché non era cittanovese di nascita, era stato adottato da Cittanova, lo sentiva la moglie, naturalmente era di Cittanova, e pensa di fare questa bella opera che tutti ci invidiano, che
a livello forse regionale una delle più importanti, che sono i giardini e la villa. Quindi sceglie un pezzo di terra, lo compra e inizia a piantare, mettendovi, chiama un ingegnere svizzero, un certo Ferr, si va a fare una specie di progetto, come dovesse, e anche direttore dei lavori, mi sembra che sia stato questo Ferr, e inizia a piantare alberi di tutti i tipi, anche che arrivavano da lontano. Abbiamo ad esempio le sequoie americane, abbiamo il cedro del Libano, un'altra rarità per queste zone, e tanti altri alberi che lui stesso si è curato di far arrivare e di impiantare. E tutto, come dicevamo prima, a proprie spese, almeno questo è quello che si dice. Non è che lo ha fatto con i soldi del comune, con i soldi di tutti, è stato a proprie spese.